Grazie a te. Yeah! Si può avere qualcosa da mettere sotto i denti? Sì, signore. Portate da mangiare. Mi hanno messo in guardia sui suoi trucchetti. Io non faccio trucchi, mi sto solo congelando. Senti, qui sta succedendo qualcosa. Chiama il ponte, non ti sgriderà nessuno. Stai solo facendo il tuo lavoro. Chiama immediatamente. Ok. Adesso chiamo. Ma niente di più. Bravo, ragazzo. E sii prudente. Guarda, mi manca la parola. Sì, ok, funzionerà. C'è una chiamata dal soldato Nash. Dice che è ancora di guardia in cucina. Pete, controlla. Merda, merda, merda. È una zona rimasta libera. Da lì hanno accesso a tutta la nave. Ryback, il cuoco, un cuoco rompiscatole. Via qui. Soldato Nash? Sì, signore. Hai fatto bene a chiamare. Sono stato occupato col comandante. Continua a tenerlo sotto controllo e non aprire la porta. Digli che mandi qualcuno a rilevarlo. Cosa? Digli che tra poco arriverà qualcuno con l'ordine di dargli il cambio. Rimani al tuo posto, soldato. Manderò qualcuno per darti il cambio. Sì, signore. Un'altra cosa, signore. Poco fa mi era sembrato di sentire degli spari, signore. Degli spari? Oh, ah, quelli! Sì, erano mortaretti, sì, fuochi d'artificio per la festa del comandante. Allora, intesi, resta dove sei, finché non arriva il cambio. Certo, signore. Passo e chiudo. Hai dimenticato di dirci qualcos'altro? Qualche altro improvviso vuoto di memoria o forse una svista, non so. No, nessun improvviso vuoto di memoria, né tantomeno sviste. Sono in due là e uno di loro è rinchiuso nel frigo. Ci penso io. No. Ci pensiamo noi, è una cosa delicata. Avverti Cates e Ziggs. Ok. Quel marine è armato, Bill. È molto meglio che ci vada anch'io. No, non preoccuparti. Quei ragazzi sono dei professionisti. Possono affrontare 20 marines e 100 cuochi.